Ciao a tutti amici di Artepiano, oggi consegniamo un nuovo cantiere, sono circa 90 metri quadrati di un appartamento che diventerà un bed and breakfast. Abbiamo fatto diversi lavoretti sul pavimento, molto interessanti, ve li descrivo velocemente. Bei capelli che ho stamattina, vabbè, ma purtroppo col casco fa questo effetto qua, ma chi se ne frega. Allora, microcemento utilizzato è quello della Top Cement, i colori che abbiamo utilizzato sono il marfil ed il titanio. Mi li sono ricordati, grande. Avevamo una base in cemento, un massetto che era stato costruito appositamente, quindi una cosa molto molto seria. E su questa base abbiamo applicato il nostro microcemento. Sono state delle lavorazioni fatte nel giro di un po' di tempo. Giro la telecamera e ti faccio fare un giro. La texture è questa qui, quindi una texture abbastanza movimentata e abbastanza non uniforme, che si differenzia però dalla classica texture a mezzaluna, quella lì che vedi spesso dagli applicatori tradizionali di microcemento e resina, proprio per via del fatto che non abbiamo queste semicerchi costanti. Passiamo nell'altra stanza. Qui si cambia letteralmente tono di colore perché sono due appartamenti differenti, ma la texture resta sempre questa, quindi mossa ma non invadente. Come vedi è un qualcosa di delicato, se vogliamo dirla così. Il cliente ha ricercato particolarmente questi movimenti, infatti è venuto in showroom da noi e si è raccomandato che riuscissimo a riprodurli il più fedelmente possibile. Ovviamente quello che si vede in showroom non sempre si riesce a fare al 100%, però diciamo che questa volta ci siamo arrivati quasi al 100%, e secondo me quando l'appartamento sarà arredato sarà perfetta. Finitura semilucida, dove quindi abbiamo una rifrazione della luce non troppo elevata, e soprattutto è un pavimento liscio. Devo trovare il modo di farti sentire quanto è liscio sto pavimento. Spesso e volentieri la critica che mi viene fatta è: ma come si pulisce sto pavimento? Ragazzi, ve lo faccio vedere con un mocio, uno straccio, una cosa del genere, ce lo passi sopra e viene via tutto, che è una bellezza. Torniamo ancora nell'altro lato della casa. Gradino, hop, si sale e si va dall'altra parte. In questo punto, durante i lavori avevamo avuto un piccolo problema sul massetto che non suonava bene, non si era ritirato bene, quindi siamo intervenuti, l'abbiamo sistemato e adesso, come vedi, non si vede più nulla. Bene, direi che anche da Roma Termini è tutto. Auguriamo un in bocca al lupo al gestore di questo bed and breakfast. Noi ci vediamo su un prossimo lavoro. Ciao!